Bentrovati sul canale, oggi nuovo video What I Eat in a Day. Iniziamo subitissimo dalla colazione, ovviamente non può mancare il caffè a prima mattina per potersi svegliare. E come dolce ho deciso di fare in un bicchiere il crumble di pere, ossia che cos'è? Semplicemente tagliate delle pere a cubetti. Dopodiché ci mettete sopra uno strato di yogurt, in questo caso sto utilizzando quello alla vaniglia, dopodiché delle briciole di biscotti, sto utilizzando i Colussi, un altro strato di yogurt e infine un altro strato di biscotti sbriciolati. Finisco il tutto con delle gocce di cioccolato e una spolverata di cacao. E infine un biscotto. Questo è il crumble di pere in bicchiere. Per pranzo una cosa veloce, avevo dei piselli, quindi ho cotto praticamente dei piselli con il riso. Quindi come si fanno se non lo sapete? Semplicemente in una padella con un po' di olio e della cipolla, la fate soffriggere un pochettino, dopodiché ci buttate dentro i piselli e un po' di sale, acqua e li fate appunto cuocere. E questo è il mio pranzo, un pranzo velocissimo, che sapete che io mangio soltanto il primo e non il secondo. Ma passiamo allo snack, questo sono sicura che piacerà a molte di voi. Sono praticamente delle crepe al cioccolato con frutti di bosco e gelato. Le crepe le ho fatte in questo modo: un uovo, due cucchiai o uno di zucchero a vostro piacere, quattro cucchiai di farina e poi andate un attimino ad occhio con il latte, iniziate da un bicchiere fin quando il composto insomma risulterà abbastanza liquido. Ci aggiungete il cacao a vostro piacere, se lo volete più chiaro, più scuro, fate voi, e cuocete appunto le vostre crepe nella padella, prima da un lato poi dall'altro. Ovviamente sulla padella ci ho messo una noce piccolissima di burro per non farle attaccare. Come le ho condite? Con dei frutti di bosco che ho fatto un po' scaldare in una pentola con un po' di zucchero, così ho creato anche lo sciroppo. Ho messo i frutti di bosco e il gelato alla vaniglia, dopodiché ho chiuso il tutto e ho mangiato questa buonissima crepe che devo dire è favolosa, fantastica, provatela perché è veramente una delizia. E infine per cena, rimanendo a tema uova, ho fatto un omelette, quindi una specie di frittata che i francesi chiamano omelette. Come l'ho fatto? Ho fatto prima di tutto scaldare la padella con un po' di burro, poi ho preso due uova, ci ho messo un po' di sale, un po' di pepe, le ho sbattute per bene e le ho messe in padella. Per farle venire più morbide dovete praticamente cercare di muovere un attimino l'uovo, come se lo voleste fare sbattuto ma in realtà poi lo dovete lasciare riposare un attimino. Ecco, in questo modo verrà più morbida l'omelette, non verrà una frittata vera e propria. Una volta che si è cotto sopra, andate a mettere quello che volete all'interno. Io per esempio ci ho messo degli spinaci e dei pomodorini, potete mettere quello che preferite, e chiudete l'omelette. Questa è la mia cenetta, devo dire che è veramente buonissima. Fatto così, poi secondo me dentro ci potete mettere veramente di tutto, vi potete sbizzarrire. Comunque una cena abbastanza leggera, non è pesante, ecco, anche perché l'omelette è abbastanza sottile. Questo è tutto, spero che il mio What I Eat in a Day vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su se è così, iscrivetevi al canale e io vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!